Cucina italiana a Sesimbra, in occasione del pranzo d'onore offerto dall'Istituto Italiano di Cultura per il Festival Finisterra, festival di film turistici e artistici. Ospite d'onore il nostro ambasciatore italiano in Portogallo con sua moglie. Un dolce italiano qui a Sesimbra nel Portogallo e qui abbiamo lo chef. Però è un'eccellenza italiana, ecco perché noi di Good in Italy Web TV siamo interessati ad intervistare questa presenza che ha presentato con biglietto da visita la gastronomia del Frusinate, è giusto? Assolutamente sì, della Valle di Comino precisamente, Atina e tutti i paesi limitrofi abbiamo portato qui al Festival La Rabida, del Film Festival a Sesimbra in Portogallo, dei prodotti tipici grazie all'Istituto di Cultura Italiano. E qui vediamo infatti la locandina, no? Proprio. Sì, assolutamente. E abbiamo portato i fagioli cannellini di Atina che sono top, il pecorino di Picinisco top e naturalmente abbiamo fatto un'estensione con questo piatto con la pasta dolce, un raviolo ripieno di ricotta e pere con zucchero a velo e riduzione di Cabernet Doc di Atina e con della frutta, per cui un dessert a tutto campo. Ecco, lei mi diceva che ha comunque creato anche dei piatti particolari per eventi sportivi importanti, quali in breve? Diciamo che noi siamo partner di alcune squadre di ciclismo, di motociclismo e anche di atletica dove riusciamo ad interfacciarci con loro anche per sviluppare nuovi prodotti nella fattispecie di pasta, perché per fortuna la pasta è un carburante per gli sportivi. Ha un ristorante, ci può dire anche il suo nome? No, io non ho un ristorante, io vengo da tutt'altra esperienza, io ho un'azienda che produce pasta, la nostra azienda è Cordelia, e Pasta Cordelia, e noi produciamo pasta da 40 anni in mezzo a tutto questo mare di nuove avventure abbiamo iniziato a promuovere la nostra pasta in largo e lungo e ci siamo comunque creati un percorso molto bello e interessante. Bene, allora in bocca al lupo e per noi di Good in Italy Web TV è stato un piacere conoscerla e mio. Proseguiremo nel seguire il suo percorso. Grazie mille.